Zavala non ti parlerà dei suoi rimpianti. Ma io non lascerò che li sopporti da solo. Ascolta attentamente. Sussurri e confessioni, come li ho sentiti io. Lui lo racconterebbe diversamente, ma i ricordi non restano fedeli alla realtà. Ti dirò ciò che so. Prima dell'avanguardia della città c'era una donna. Si chiamava Safia. Era una chirurga. Si presentò al Lord Saladin offrendo il proprio lavoro in cambio di un rifugio. Ai tempi Zavala era il protetto di Saladin. Aveva appreso la missione e vi si atteneva fedelmente. Lei lo faceva infuriare e viceversa. Ma il rispetto divenne ammirazione e l'ammirazione amore. Ti sorprende che Zavala possa aver amato? Lei era meticolosa e gentile, determinata, testarda, impavida. Tutto iniziò con un bambino, orfano dopo un attacco dei caduti. Saladin aveva insegnato a Zavala il dovere, la guerra e la luce. Ma Safia gli insegnò che era più di un semplice strumento di violenza. Lei aveva solo una vita e l'avrebbe condivisa con lui. Chiamarono il bimbo Hakim. E lui chiamò Zavala padre. Nella sua gioia, Zavala pensò di rinunciare alla luce, come aveva fatto con i metodi di Saladin. La gioia finì come era iniziata, con il loro figlio. Quando Hakim seguì suo padre in battaglia, Zavala non riuscì a proteggerlo e Safia non riuscì a salvarlo. Hakim morì tra le braccia di sua madre. Zavala cercò il suo perdono, ma lei sapeva che non c'era nulla da perdonare. E che rinunciare alla luce non lo avrebbe assolto. Tornarono alle loro vite precedenti. Lei si innamorò di nuovo ed ebbe una figlia. E quando Safia morì, lui le chiese di perdonarlo. Il suo lutto si rinnovava a ogni generazione. Implorava il loro perdono. Ma ancora non l'ha ricevuto.